Le malattie reumatiche rischiano di limitare anche i gesti più semplici della vita quotidiana. Come rispondere a questa sfida? Se ne è parlato qui a Milano nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa di coprogettazione Noi non ci fermiamo, patrocinata da Roche, che si propone di dare un contributo alla risoluzione di questo problema. Approfondiamo il tema con Antonella Celano, presidente di APMAR, l'associazione dei pazienti che assieme ad ANMAR è parte attivamente coinvolta nel progetto. Allora Antonella, ci spiega concretamente quali sono le difficoltà nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana che incontra il paziente affetto da malattie reumatiche? Molto spesso una patologia reumatica, un'artrite reumatoide, ma anche a volte una sclerodermia se ha già delle importanti compromissioni a livello appunto di dita delle mani, può dare gravi compromissioni, può dare grossi problemi. Intanto pettinarsi, allacciarsi delle scarpe, scolare la pasta. Ma qualunque attività può essere, prepararsi una colazione, a volte anche rompere un uovo può essere un grosso problema. Quindi ovviamente abbiamo pensato ad un progetto che potesse non solo pensare al farmaco, ma pensare anche a qualcosa, a degli oggetti che possano aiutare i pazienti nella loro vita, nelle attività di vita quotidiana. Ecco, entriamo nel dettaglio. Come viene incontro il progetto Noi non ci fermiamo presentato oggi? E in concreto quale sarà il vostro contributo al progetto? Il progetto viene incontro perché è un progetto di co-working, quindi si progetta insieme alle persone, si personalizzano degli oggetti e si viene incontro creando appunto, grazie alla stampa 3D, quindi grazie alle nuove tecnologie, si creano degli oggetti che possano aiutare il paziente, la persona affetta da una patologia che ha difficoltà nei normali gesti quotidiani, possano aiutare il paziente a superare questa difficoltà. Noi siamo parte del progetto e abbiamo individuato alcuni pazienti che lavoreranno con il PoliHub appunto su questa coprogettazione, anche sulla scorta di risultati avuti da una survey che abbiamo sottoposto ai nostri associati, ai pazienti via web, alla quale hanno risposto moltissime persone, evidenziando appunto quelle che sono le difficoltà più comuni nella vita quotidiana. Anche reggere un phone a volte può essere complicato, quindi la coprogettazione tenderà appunto a migliorare la qualità della vita delle persone. Il progetto viene presentato alla vigilia della Giornata Nazionale della Salute della Donna. Per quale ragione? Beh, le patologie reumatiche sono soprattutto donne, soprattutto se parliamo di sclerodermia, se parliamo di artrite reumatoide, sono patologie che colpiscono le donne, quindi è ovvio che la vigilia della giornata della salute della donna è proprio emblematica perché vuole sottolineare l'attenzione verso le donne, verso l'autonomia delle donne. È prevista una data per la presentazione del lavoro di coprogettazione? Sì, è prevista, dovrebbe essere intorno alla giornata mondiale delle malattie reumatiche, quindi intorno al 12 ottobre, e dovrebbe essere quella, intorno a quella data il momento di presentazione. E un'ultima domanda, come saranno resi disponibili al paziente che fosse interessato i file risultanti dal progetto? Ci sarà un sito internet, ovviamente fruibile a tutti, da cui si potranno scaricare i progetti e si potranno poi stampare. Quindi ovviamente è un progetto che è per tutti, un progetto che sicuramente cambierà la qualità di vita delle persone.